Programma. Un'operazione congiunta tra noi e Langley. La chiamano Task Force Blackbird. Mi servirà del tempo. Rimettiti. Ma... Il mondo andrà a puttane davanti ai nostri occhi. Pare che voi due e i ragazzi avranno da fare. Sì, c'è anche lui. Salve a tutti ragazzi, pronti per stampa oggi? Una nuova puntata, sono sempre io, Lego Aster 90, Lego Pex 90, questo canale effettivamente. Forse qua devo stare zitto. Nah. Sì. Sentite pure il capitano mentre eravamo a terra, vogliono soldi, come sempre. Fammi indovinare, non ne avranno. Non stavolta, se il capitano è in grave pericolo, possiamo fare fuoco a volontà. Tre sfigati con gli AK-47 sulla scialuppa, non sono un grave pericolo. Che vuoi che ti dica, c'è ancora chi crede in una soluzione legale al problema. Ok, eccoci pronti per questa nuova missione di sniping. Roger, nervosismo vuol dire movimento, e movimento opportunità. Sono le regole di ingaggio, possiamo aspettare. Ok, quindi qui dobbiamo aspettare di uccidere qualcuno. Non è quella missione. Qualcuno di voi mi ha detto che c'è una missione dove dovete solo sparare col cecchino. Bastardi che spoilerate tutto. E 18 ore dopo. Spero che lo sia questa, sennò questo episodio dura 20 secondi praticamente. Tanto devo farvi proprio vedere questa maglietta che sto indossando. Ma magari ve la faccio vedere dopo. Se questa è la missione breve. Ok, stampi, io prendo il tizio a sinistra. Di cui non viene capitato. Io non vedo nessuno. Devo prendere. Figo, bella sta slow motion. Dovevo alzare un po' il corpo, secondo me. Bello. Adesso becco qualcun altro. No, sono troppo, però non potevo. Aia, ok. Quello è lo zio di Price. Impegnativo. Però simpatica sta missione. Chissà chi rappresentava quel capitano. Mi libera. Tre uccisioni certe, Voodoo. Ostaggio al sicuro. Sembra a posto. Un po' scosso. Qualche graffio. Ma sta bene. Fatelo su. Lo appendiamo al personale medico. Al lavoro. Roger, arriviamo. Questa penso che sia veramente quella missione dove si poteva fare troppo. Quindi, cari ragazzi, vi sa che ne facciamo un'altra dopo questa. Perché se no sarebbe troppo impegnativa questa puntata. Quindi, beh, cari ragazzi, ciao e benvenuto. Andiamo avanti. Fatto settimana scorsa. Abbiamo qualcosa di interessante. State pronti. Dovrei avere un lavoretto perfetto per Mako. Roger, Dusty. Ci vorrà più del previsto. Il tempo è molto brutto da quelle parti. Tempesta in vista. Rosso o verde? Blu. È verde. Sempre verde. Quello è PEGN. Del tipo usato a Madrid in attacchi più recenti di cui i media non hanno ancora parlato. Quindi il collegamento c'è. E Saad al-Din è implicato. Vedremo. È scomparso in una notte, ma almeno ora sappiamo un po' di cose. Dalle informazioni, il PETN attraversa le aree tribali fino a dei corrieri in Afghanistan e oltre, su richiesta di un certo sacerdote. Suona vago e minaccioso. Dovremo risalire la catena. Sì, ricordate, siamo in Pakistan. C'è una linea da non superare. Quanto ci possiamo avvicinare? Fino a che non vi sporcate di gesso. Avete un'email? L'obiettivo è Faraz Iqbal Khan, un piccolo trafficante d'armi ma ambizioso. Ha di tutto per le mani, dagli AK ai dispositivi di mira russi, dai cellulari ai kebab clandestini. Perché lui? Ab tiene d'occhio Faraz e pare che sia più indaffarato del solito. Ora girano attrezzature più moderne e il PETN. Ricordate che siete soli e Ab non va certo a nozze con l'ISI. Quindi sia chiaro, non fatevi beccare. Quindi mettetevi in contatto con Ahab. L'obiettivo è Faraz. Trovatelo. Ci sentiamo. Preacher, la missione di quest'oggi è interessante. Questa spero che vi ricordiate che scena è. صبر دقدی به سرک بابا آغاز مونسلایدی
Sì. Ecco il nostro uomo, l'hanno localizzato, era con l'ISI. Prendiamolo in fretta e portiamolo alla base, che ne dici? Guardate cosa ha nella mano. Si dirige verso. L'avete visto? Lo vedo. Spero di sì. Se no, tornate un attimo indietro. Col veicolo. Parlo del nostro compagno, quello che si trova adesso sulla sinistra e sulla sedia era sulla destra. Ok. No, vabbè. Visto che qua ci sarà un bel inseguimento, sarà divertente. Vi ricordate questa scena, o perlomeno la scena iniziale, era quella che vi era alla fine di Medal of Honor 2010, ve la ricordate? E stavo dicendo, avete visto cosa aveva nella mano? Ecco, nella mano aveva una zampa di coniglio. Vi ricordate nel 2010 Rabbit, quel personaggio che c'era, che non... beh, giocateci, non vi dico come cosa era successo. Dove soffiamo il naso? Cioè, non è che... vabbè, comunque. Carino, carino. Quindi eccola qua, dove ci ritroviamo. Perché? Non devo sparare. Io volevo solo fare un inseguimento tranquillo. No, non sparatemi. Ho fatto una scivolata. Smetti di spararmi, maleducato. Granata, no. Mamma mia, questo cos'è, un cappino? Mi sembra di sì. Con un mirino faigo. Ok, dobbiamo correre. Andiamo. Spero che non sbucchino i nemici. Di queste cose. Dov'è? Di qua. Muovi il culo! Tra l'altro, volevo farvi vedere la maglietta. Come vi ho già detto. Però devo trovare il momento opportuno. Adesso questa. No. Ne ho trovata la copertura. Questi pneumatici mi sembrano molto sicuri. Ricarica. Ecco per il caricatore. Che? Ah no, si è alleato. No. Oh, ma sparargli voi no, devo pensarci sempre io qua. Ok, abbiamo ucciso Tango. No, non ballo il Tango, mi spiace. Vi piacerebbe? Yeah. Continua a correre, andiamo a prenderlo. Dimmi. No. Piccola interruzione. Andiamo avanti. Un nemiciuolo. Dai, metti il nasino fuori. No, io non devo metterlo fuori, sono più vivi. Porca puzzola. No. Ok, sdraiato. Devo abituarmi anche a sdraiarmi. You laddi. Beh. Un nemico? Non lo so, visto di sì. Se no mi starebbe sparando. Sì, chi è che mi spara? Chi è che mi spara? No, erano nemici, avevo ragione. Dimmi te, questo che usa una copertura inesistente. Cosa fai? Cosa fai te? Pazzo questo. Andiamo a prendere Farenz. Quale Farenz, ragazzi? Vai. Prendiamo Farenz. Qua ci stanno. Cos'è che. Che cos'è? Non mi piace il fatto che abbia fatto quei gesti. Oh. Questi missioni. Ah, no. Perché c'ho lo spirito, ho l'intenzione di correre un matto perché non vorrei perderlo. Eppure devo fare attenzione a non morirci. Mi rilanciano indietro secondo me le granate. Oppure sono così scarso che non le so lanciare. Quello è... Andiamo. Chi è che ci spara? Bello sto mirino, facciamo questo. Bello anche questo, mi piace questo switch. Questa cosa di questi mirini è un po' stato introdotto con Modern Warfare 3 effettivamente. Beh, non che sia, non sto dicendo che sia copiato, è perché è semplicemente riportano prendilo. Ok. Riportano semplicemente quelli che sono gli accessori del videogioco, ecco. Però mi piace. Questo è fatto anche molto bene. Non so, vai, a me le armi sembrano fatte meglio qua. Quello sta respirando, non so, è un nemico da prendere. Sento voci, non vedo nemici.
Io vado avanti e ci muoio. Prendiamo anche questa pietra. Andiamo avanti in maniera tecnico-tattica. Ecco, guarda questo. Guarda che se non ti metti anche la testa al riparo, io... Te sciotto. Cioè, te sciotto come un pollo. Ai, polli che ho ucciso. Farenz, fermati. Farenz, voglio solo un autografo. Farenz. Basta. Qua, altri nemici. Dove sono? Dove sono? Li vedo. So che arrivano. Questa mi sembra un'ottima zona per un'imboscatina o... Io ci lancio una granata, va? E me la rilanciano indietro. Oppure è rotola giù dalla collina. Devo ucciderli tutti. Headshot, headshot. Oh, ce n'è uno davanti qua. Adesso entro di qua di sicuro. Perché? Perché mi devono saltare addosso? Fortunatamente che sto giocando normale. Probabilmente mi avrebbe ucciso se no. Munizioni finite. Ah no, ma è la granata, ok. Mi piacerebbe capire dove stanno. Zio, ho bisogno di ammo. Dammi qua. Grazie. Bellissimo. Sei troppo figo. Eccola. Una granatina fresca fresca per voi. Volevo accoltellarlo effettivamente. Poi mi sono detto forse meglio di no. Ok, Farenz sta scappando dall'ingresso laterale. Pazzo questo che sfonda così il cancello. Porca miseria. C'è uno lì, ecco perché. Faticosa sta missione, eh. Io sono in cima, però. No, no, cos'è questo? Ma gli alleati sono deficienti, cioè, ce l'ho lì. Vada. Che miseria, io non c'ho voglia di morirci proprio qua. Ecco, qua c'è un altro. Porca puttana. Deficienti. Cioè, io adesso qui più che altro devo aspettare di essere ucciso da... Là. Che palle. Allora, ore due, tacchete. Chi stai sparando? Adesso stai sparando a qualcuno. Complimenti, ce l'abbiamo fatta che... a capirlo. Non li sparo, tranquillo. Ok, 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 bella questa macchina. Non possiamo prenderla questa per inseguirlo. Mi ispira fiducia, eh. Ma c'è una granata? No. Non c'è nessuno, ok, piano, piano. Strano che non ci siano nemici qua, eccolo qua. Pa, 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 pa. Belli, belli, mi piace graficamente con questa campagna. Sono sui tetti. Mi piacerebbe capire quali tetti. Oh. Faccio così. Oh. C'è un cecchino quello. Ma se stai contro l'ego, mi spiace zio, ti sei messo contro il pesce sbagliato. I pesci lessi, i pesci cani non si... nemici dove sono? Sento voci, saranno qui a destra, sicuro. Ecco. Granatina! No, no, qui sono al pulito. Sono al pulito. Non sono al sicuro, sono al pulito. Dai, metti la testa fuori. Ti voglio semplicemente mostrare il mio affetto. Arriva? No. Ok, un altro. Ho sentito RPG? No, MMG, ok, scusate. Cos'è l'MMG? Mi sa che quello era un MMG. Pizzava il bipode e... Sì, a sinistra, ma mi sa che arrivano tutti di qua, no? Ok, mi sa che la maglietta ve la faccio vedere un'altra volta. Questa missione è troppo impegnativa, devo trovare un momento vuoto. Vabbè, meglio così, così vi lascio la suspense. Oh, potete pensare... Chissà che maglietta starà indossando. Cosa gli sarà mai stato regalato? Da dove proverrà? Perché di colore blu? Rosso.
Devo anche andare io. Perché dobbiamo catturare Farenz? Io volevo solo un autografo, non volevo. Cioè, vabbè, catturiamolo. Poi lo costringeremo a fare una top 10 in cui metterà Call of Duty Modern Warfare 3 in top 1. Dopodiché gli faremo mettere Splinter Cell, anzi, in posizione 1. Modern Warfare 3 in posizione 2. Che non era il nemico. Cioè, sì, è il nemico, però. E in posizione. Oh, perché non me lo. Vabbè, mi sa che lì c'era un piccolo. Oh, ce l'ho fatta. Lì non ci passavano i proiettili. E poi cosa ci facciamo? E poi una flop in cui facciamo di mettere qualcosa della Nintendo. E tutti i suoi giochi preferiti. C'era un nemico, mi sembrava. Che palle, smetti di correre. Lo stiamo sterminando praticamente in mezza valle. Flora e fauna. Ti ho sentito anche a destra? No. Quelle sono le ore 2, secondo me. Dai, che palle che sfruttano le coperture queste qua. Mi lanciano anche le granate per farmi smuovere. Là. Ce n'è uno là. Un cieco. L'ho ucciso. No, solo ferito. Adesso è morto. È morto, lo so, lo so, zio. Ok. Impegniamoci. Quello è il nostro. Quando è bello andare in campagna ad uccidere i nemici, saltelliamo come ali. Le caprette ti fanno bau. Oh no, no. Ok, non vedo nessuna parte. Te. Mi sembra che sia una zona ad alto rischio questa, ma. A me che piace il rischio, buttiamoci in mezzo. Oh, ti prego, fatemi del male. Non volevo. Mi hanno costretto. Penso che sia stata giusta. Ok, pulito, pulito, pulito. Bella, bella, devo cavarmela velocemente. Ci sono missioni veloci, missioni più lunghe. Missioni più facili, missioni più impegnative. Missioni più rosa, missioni più azzurre. Missioni più missioni. Capisci? Dovete capire. Oh, cos'è? Ho visto un cespuglio. Il cespuglio voleva fregarmi, eh? Io non ci casco. Sì, salta il muro, mi sa che. Scena, scena. Non fare niente, bene. Aspetta. Abbiamo magari devo schiacciare dei tasti. Come cuore. Oh yeah, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mi sa che. Siamo alla fine. Oh, piano. La nostra lingua, so che la parli. Ok, ok. Cosa volete? P-E-T-N, da dove arriva? Cosa? Richard? Ora mi senti? P-E-T-N, dove lo prendi? Viene da Dubai, da un banchiere. Nome, dici il nome. Hassan, il suo nome è Hassan. State attirando l'attenzione, portate fare a fuori. Wow, il campo si restringe. Un uomo d'affari di Dubai di nome Hassan. Su, in piedi, viene con noi. Ecco, lo sapevo che lo uccidevano, lo sapevo. Devo smettere di vedere troppi film, sennò poi diventa scontato. Figo, 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 bello. Hanno preso Farad, facci uscire! Ahia. Ok, Mother, c'è un edificio ad ovest di dove sei. Muovi il culo. C'è un macello di gente che sta venendo da te, in fretta. Dove cazzo è Ahab? Sta arrivando, Mother, ma se non esci di lì non servirà a niente. Segui quel fosso, non ti fermare e combatti. Più veloce possibile, vai, vai! Ricevuto, Dusty! Porta qui a Cab! Bella lunga sta missione. Abbiamo interrogato Farenz. Abbiamo ucciso Farenz, ragazzi. Andate sul canale di Farenz e in segno di lutto. Salutatelo. Ditegli che gli abbiamo sempre voluto bene. Vi detto che c'era tra di noi. Purtroppo ci ha dovuto lasciare Farenz. E senza Farenz sarà un mondo più difficile. Un mondo privo di top, di flop, di. Ah, dobbiamo solo correre. Aspettami madre, guarda come corre. Quando giochiamo normalmente è sempre indietro che non fa una mazza. Quello mi sa che è la nostra zona di salvezza. Ci dovremmo trincerare dentro. Cioè l'ha detto, però. Ah, ti ho superato, sfigato. Ah, no, 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 che cazzo. Ecco, vedi perché te l'ho superato. Arrivano i nemici. Caga sotto. Dov'è qua? Perché granate? Perché? Cioè, non sono contemplate nel.
nel contratto di Ginevra, come si chiama, nel... Non è vero che non lo so. Dovremmo usare del gas, attacchi chimici qua, vedi come si... Guarda questo che arriva con un bar tozzo. Ah no, era un pompa. Ho sparato un po'. Chissà da dove era il cecchino, tra l'altro. Dai, non ci vuole lanciare granate. Anche perché non ce l'ho più che altro. Dai, mother, dammi delle munizioni. Munizioni, munizioni, grazie. È bello che comunque le munizioni tecnicamente siano infinite. Ad esempio, nel multiplayer posso rimettere le ammo infinite. Tanto le puoi chiedere al compagno. Fai che si debbano chiedere al compagno, appunto. Sarebbe stato più intelligente farle chiedere al compagno, no? Cioè, non le metti finite, le metti abbastanza. E se ne hai bisogno, al tuo compagno di squadra, allo buddy, fire team buddy, chiedi a lui. Bella sta arma, mi sembra bella potente. Cioè, proprio la sento. Ok, ci sono. Dobbiamo, cosa dobbiamo fare? 32. Hop. Sfondiamo, vediamo un po'. Ah, uno sfondo classico. Ah, bello, 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 via, 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 via. Figa, figa, sta missione mi è piaciuta, ragazzi. Spero che sia piaciuta anche a voi, perché mi sa che ormai siamo alla fine. Quindi, un bel mi piace. Mettiamo neanche nei tre di piace, così, via. Oh, non uccidetemi gli otto, meno male. Ditemi che non succede nulla di brutto, ok. Grande. Ce l'abbiamo fatta. Prossimamente altri episodi per il walkthrough di Medal of Honor. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ad un prossimo video.